Stai gestendo la tua vita, tu o la tua agenda? Ciao, sono Nicola Colonnato e questa sera parliamo di gestione del tempo. Un'organizzazione ben precisa del proprio tempo è fondamentale per avere poi quel tempo libero necessario per fare le cose che amiamo davvero nella nostra vita. Perché sia chiaro, una buona parte della giornata viene presa dal lavoro. È vero che se ami il tuo lavoro, allora non avrai lavorato nemmeno un giorno della tua vita, ha detto un vecchio saggio. E quindi quello che ti voglio dire questa sera è di misurare bene quello che è il tuo tempo e poi di scandirlo in base alle cose che sono veramente importanti per te. Ora la tua domanda sicuramente è: ma come faccio a sapere quali sono le cose veramente importanti per me? Ecco, più che le cose, cerca di capire oggi come oggi quali sono i ruoli per te fondamentali da ricoprire all'interno della tua giornata. Per cui magari ci avrai un ruolo per il tuo lavoro, per cui magari ruolo businessman o businesswoman, ok? E ruolo di padre, ruolo di marito, moglie, figlio, eccetera, eccetera. Poi ruolo di sportivo. Insomma, a seconda di quali sono i tuoi impegni nell'arco di una giornata, guarda bene la tua agenda e capisci dove stai focalizzando di più le tue energie. A quel punto lì chiediti se la maggior parte del tuo tempo le stai dedicando alle cose veramente importanti di te, per te oppure no. Perché alla fine della tua vita, la cosa che sarà per te fondamentale sarà quello di aver dedicato abbastanza tempo a quelle che sono per te le cose che ti danno maggior soddisfazione, maggior realizzazione dei tuoi valori. E purtroppo molte persone arrivano alla fine della propria vita, oppure magari, non so, all'età pensionabile, si guardano indietro e improvvisamente si accorgono di aver dedicato la maggior parte del tempo a un lavoro magari che non gli è nemmeno piaciuto così tanto, tralasciando le relazioni personali, tralasciando le proprie passioni, tralasciando tutte le cose che rendono una vita davvero speciale. Allora, quello che ti voglio dire è questo. Inizia a scrivere nella tua agenda non tanto le cose che sai debbano essere fatte per una questione di priorità o per una questione di mera pecunia, insomma guadagni, eccetera, ma comincia a scrivere quelle che sono le cose veramente importanti per te, quelle cose che non ti pentiresti mai di averle inserite per prima. Ed ecco che allora sono certo che andrai a mettere le persone che tu ami davvero, andrai a mettere quelle che sono le tue vere passioni e poi intorno ci costruirai quella che è la tua vita, quindi quello che poi il tuo lavoro e tutte le altre cose. È chiaro, sarebbe bello mettere, insomma, nell'arco di una giornata solamente le cose che ci piacciono, questo non è possibile, però ti assicuro che partendo con questa strategia, cioè mettendo prima le cose veramente importanti e poi dopo quello che le sono meno, riusciremo comunque a ritrovare un certo spazio per le cose fondamentali per noi che invece non riusciremo a inserire nel caso in cui invece avessimo messo per primo le cose che noi riteniamo prioritarie o che noi riteniamo più urgenti. Perché una volta che le avrai inserite non ci sarà più spazio per le cose veramente importanti per te. Quindi parti da quello, adotta questa strategia e poi magari nei commenti fammi sapere com'è andata. Ciao e ci vediamo al prossimo video.